Allora, sulla domanda dell'euro-dollaro, ok, allora qua dipende sempre dal capitale. In ogni caso, non è che l'operazione viene convertita di volta in volta, ma te le lascia in valuta base. Quindi se tu hai un conto in euro e hai 5.000 euro, per dirti, fai un profitto di 2 punti sull'S&P che sono 100 dollari, tolte le commissioni, Interactive Multicurrency Account, troverai nel conto euro 5.000 euro e nel conto dollari 96 dollari. Quindi lui te le lascia suddivise. L'idea di andare a convertire è nel momento in cui devi tirare giù i tuoi soldi. Oppure se vuoi fare degli interessi composti che lasci sul conto e lo fai crescere, se sono 96 dollari da convertire, contando che paghi 2 dollari e 41 in commissioni per la conversione, sia che tu ne converta 96 o fino a 10.000, non ti conviene. Quindi di solito si crea prima un gruzzoletto e poi per renderlo tangibile, visto che non puoi prelevare dollari sulla tua banca, allora in quel caso lì viene fatto il cambio. L'idea dell'ottimizzare il rischio cambio è proprio nel momento in cui si viene a generare una parte dollari piuttosto rilevante. Dare un'occhiata anche all'euro-dollaro, non convertirlo proprio così, giusto per avere tutti euro, Ecco, ma ma della cena. scusa, certo, Sì. ma se adesso voglio dire, partiamo, io ho i miei 5.000 euro, no? Sì. Faccio il mio contratto e ovviamente con molta fortuna vado subito con una loss. Ok. Quindi loro vogliono i 104 dollari, giusto? Bravissimo, c'è No, un no, meno. no. C'è un meno perché i 100 più le commissioni lì, quindi cos'è? Bravissimo. 4 euro quello che è lì, 4 e 10, insomma, non mi ricordo. Sì, cos'era? 2,05, no? Mi sembra. 204, sì. 2,04. Ecco, quindi a quel punto voglio dire, loro il giorno stesso li vogliono, No, in realtà è no? bravissima No. Interactive. Cosa fa? Oddio, bravissimo, dipende dai punti di vista. No, no, no. I broker che te lo convertono lì si fanno degli imbrogli incredibili. Credimi sulla parola, adesso non perché rappresento Interactive, non me ne frega No, niente no, se no, gli beh, per dico. carità. Su Interactive avrai più 5.000 euro comunque Sì. e meno 104 dollari. Quindi Ok. tu il tuo saldo euro rimane intatto, il tuo saldo dollari è negativo. E quindi tu vai a pagare dei piccoli interessi, mi sembra Sì. Sì. un paio di centesimi a settimana, giù di lì, perché stai andando, cioè, hai una valuta che non hai. Cioè, sul conto tu ufficialmente avrai 4.900 euro, spicciolo più, spicciolo meno, Sì. prelevabili, però a livello di conto tu hai ancora i tuoi 5.000 in euro, ma hai un debito in valuta. Che nel momento che dici azzerami il debito, allora lui ovviamente. Ma quindi sono io che glielo devo dire? Sì, glielo devi dire tu, assolutamente. Sì. No, no, ti spiego allora il motivo della cosa, è perché io sono andato, ma questo sono andato a vederlo l'altro giorno, ti dico da settembre, tra virgolette me ne sono fregato, no? Però sono andato a vedere dell'addebito dell'euro e 50 per avere le informative live, diciamo, no? Ok. Le live, e poi mi appiccicano altri 8 e 50, ok, insomma, appunto per fare quei 10 dollari, perché non faccio l'operatività e quindi loro mi aggiungono. Però in realtà ogni mese mi tolgono. Una volta sono 8,37 euro, l'altra volta sono 8 euro e qualcosa, cioè ogni No, mese, e quindi io allora. adesso mi trovo sul conto che ho i 4.930. Ok, no, in quel caso perché l'inactivity fee è di 10 dollari, tu hai il conto in euro,
quindi alcuni mesi sono 8,36 euro. Esatto, perché fanno il cambio loro, esatto. Perché, esatto, ma come vedi, cioè, non ti fregano un centesimo, è una cosa su cui bisogna dare atto no, interanti, ma infatti io non sto dicendo per carità. No, no. È vero, no, ogni mese tolgono quello che è in base al cambio attuale, diciamo, no? No, del però dollaro. appunto del dollaro, ecco, assolutamente. No, il mio discorso era quello, perché dico, vabbè, premesso che siamo in simulata, quindi io per il momento li avevo messo su 3.000 euro giusto per attivare il conto, che ovviamente adesso se poi partiamo a fare qualcosa, chiaramente ci vado ad aggiungere qualcosina, no? Per avere i margini Ok. anche operativi, no? Sì, almeno Chiaramente, no? stai Sennò, tranquillo, è tanto. esatto, no? Sennò ti bloccano, ti chiudono subito il contratto. Cioè, Vedi qua il pensavo a... 512, ah, che bello, come bel pulito Ah, rispetto agli altri. ok, sì. Balza all'occhio, dice lì a qualcuno. Ma adesso? No, ma sta chiudendo adesso? No, Aspetta. no, 21:15, no, un'ora prima, eh. Appunto, no, 14:30, non chiude no. alle 22 di solito? Di solito, no, di solito 22:15 Ah, già, il giusto, quindi picco. 21 e 15. Ah, già, 21 e giusto, 15, ok. poi si ferma un attimo e poi riparte. Riparte. Perché vabbè, quello che okay, è fuori dall'operatività loro, però è sempre... Si gira sul mercato elettronico. Qui teoricamente uno volendo potrebbe anche adesso operare, a parte che Sì, da sciagurati, dico, però... sì, paghi il doppio dei margini e... Sì, no, No. dico, però era giusto così, Sì, perché dico, in effetti vuole. è operativa la cosa, no? È giusto quella Assolutamente, assolutamente. mezz'oretta, mi sembra che si ferma, no? Sì, Giusto si per fa un vedere. paio di scaglioni per dare il modo proprio di ufficializzare i prezzi di chiusura e poi riparti. Oh, Scusa, ti ho vabbè. interrotto sull'euro-dollaro. Sì, no, niente, boh, quindi era quel discorso. No, niente, per cui io pensavo che se invece quei miei euro che ho messo lì, se li convertivo in dollari, a quel punto loro mi scalavano i dollari da quelle commissioni, Sì, ti diciamo. scalavano i 10 dollari, però con il tasso di cambio nel senso è uguale, una valuta o l'altra. Cioè Sì, non è che ti sì, sì. scaricano il valore assoluto, ma i 10 dollari in euro in questo caso. No, tieni così, ecco, tranquillo, Sì, tranquillo. no, vabbè, adesso per il momento poi per carità, però vediamo di interromperla quanto prima, questa cosa. No, dai, infatti, infatti.